Lidl è un'azienda dal volto buono del low cost. Questo low cost è scaricato tutto sulle spalle dei lavoratori e sulle loro condizioni. 8 ore di sciopero nella giornata odierna e un presidio per manifestare e distribuire alla clientela un volantino con le ragioni della protesta. E questa è l'iniziativa organizzata oggi dai lavoratori della catena di supermercati Lidl davanti all'ingresso del punto vendita di via Valmaura. Noi siamo praticamente da gennaio che stiamo chiedendo a Lidl di poterci incontrare per discutere delle problematiche manifestate dalle lavoratrici e dai lavoratori. Sono problematiche riguardanti la sicurezza, sono problematiche riguardanti gli orari di lavoro. Sono problematiche riguardanti anche l'ultimo contratto aziendale che ha inibito ai sindacati che non hanno accettato il peggioramento delle condizioni di lavoro di poter sedersi ai tavoli e discutere. Disorganizzazione del lavoro, pessima gestione dei magazzini, cronica carenza di personale sono elementi che vengono scaricati completamente sui dipendenti, si legge nel volantino. Ma le problematiche, afferma Colautti, sono ben più ampie. In Lidl non si rispetta la sicurezza, non si rispettano i contratti sugli orari e questi lavoratori e le lavoratrici in particolare sono soggetti a condizioni di lavoro che lasciano molto a pensare. Noi oggi chiediamo all'azienda di aprire con noi un tavolo di discussione, questo stiamo chiedendo. Vogliamo rivendicare per questi lavoratori delle condizioni dignitose. Alle istanze rappresentate dall'Unione Sindacale di Base Commercio e Lavoro Privato, conclude Colautti, l'azienda non si è nemmeno degnata di rispondere. L'azienda ha dimostrato di essere disinteressata a discutere con noi su quelle che sono le ragioni dei lavoratori. Questa è una prima azione di protesta che noi facciamo per dimostrare anche che si può fare anche in questi posti di lavoro dove l'azione dell'azienda di deterrenza nei confronti dei lavoratori e delle azioni di lotta possono riuscire.